the answer. Your role in this, why is invited at the Congress, and what talking about in the plenary? Yeah, welcome. I do not talk about dermatology, I'm talking about the beginning and the end of the Benvenuti. Io non parlo di dermatologia, io parlo dell'inizio e della fine dell'universo. Sono un astrofisico e sono felice di essere stato invitato per il terzo anno al Congresso Mondiale ed Europeo di Dermatologia. Faccio sempre questo discorso sull'inizio e sulla fine dell'universo e la mia impressione, e l'impressione che ho avuto, è che sia stimolante per i partecipanti al congresso. Solitamente l'intervento piace molto e ho avuto dei feedback molto positivi. Spero succeda anche oggi. Sono grato agli organizzatori per avermi invitato. Mi piace insegnare qui e in questa conferenza proverò a fare un bel discorso. Doctor, why, professor, why the universe is important for the life, our life every day? Well, there's no direct one-to-one help from our studies. Non c'è una relazione diretta tra i nostri studi e quelli di dermatologia, ma sicuramente stiamo facendo studi scientifici fondamentali nello spazio. Stiamo osservando i buchi neri, stiamo fotografando i buchi neri per la prima volta, stiamo studiando i materiali che cadono nei buchi neri. Einstein aveva ragione, la teoria va modificata. Questo è il tema principale su cui stiamo lavorando. Questo è l'obiettivo principale su cui stiamo lavorando. Ma stiamo anche lanciando dei satelliti per l'astronomia a raggi X. Nel giugno del 2021 lanceremo un satellite a raggi X e questa tecnologia satellitare porterà molti vantaggi a tutta l'umanità. Per esempio, per gli specchi stiamo producendo una superficie raffinata di un atomo dell'ampiezza di un lago, come del lago di Costanza in Germania, quindi stiamo molto avanti nello sviluppo di tecnologie. Stiamo sviluppando CCD, come quello utilizzato dalla vostra videocamera, ma serviranno per i raggi X, per le retrocamere, per l'astronomia. E questa è una tecnologia nuova, perché consideriamo ogni pixel singolarmente e non più l'intera superficie. Quindi c'è molto processo tecnologico nei nostri studi, che in parte vi aiutano a fare questa intervista, perché ora avete CCD migliori rispetto a quelli di un anno fa. For infrared astronomy, and this technology is new, as we are counting every pixel and not the whole pixel size. So there's a lot of technological progress in our study, which partially helps you to make this interview, as you have now better CCDs than 1 year before. Okay. And what is the point of human research for the universe? We go fast or we go slow? Oh, we go fast now in all areas of astrophysics. We go fast in optical astronomy. Stiamo progredendo più velocemente in ogni area dell'astrofisica. Andiamo più velocemente nell'astronomia ottica perché stiamo costruendo un telescopio da 40 metri che ci aiuterà ad osservare le prime stelle nate nell'universo in qualche punto a 5 miliardi di anni da qui. Il 10 aprile abbiamo scattato la prima immagine di un buco nero, un risultato mai raggiunto prima. È un punto di svolta nell'astronomia, è possibile vedere l'ombra del buco nero come anticipato da Einstein, quindi stiamo confermando la teoria di Einstein con le nostre rilevazioni. Abbiamo rilevato onde gravitazionali, un'altra previsione di Einstein risalente al 1915. Possiamo misurare le onde gravitazionali, possiamo sentire le onde gravitazionali prodotte da una collisione di stelle di neutroni. Quindi ci sono molte attività scientifiche basilari che stanno progredendo nel nostro campo, dalle onde radio ai raggi X, ma anche in termini di sviluppo tecnologico. E di questo un 1% può ricollegarsi alla dermatologia ed aiutare tutta l'umanità. Ma questa è una questione diversa. But it's a separate issue.